La potenza di fatto è uno strumento che ci permette di migliorare notevolmente la qualità di quello che facciamo, quindi la qualità dei vostri programmi, dei vostri allenamenti e quindi anche di migliorare le vostre prestazioni. Va però trattata con cura, non è semplice, non si può inventare gli allenamenti con la potenza, bisogna conoscerli, interpretarli e saperli gestire al meglio. Per questo, soprattutto per chi è alle prime armi, io consiglio sempre di affidarsi a un professionista, quindi a un preparatore che lo fa di lavoro, lo fa di mestiere ed è preparato per quello, che potrà aiutarvi a ottimizzare il vostro tempo e a ottimizzare i vostri allenamenti migliorando i risultati. Oggi vedremo un po' le basi, vedremo perché ci conviene allenarci con la potenza, che differenza c'è tra allenarsi con la potenza rispetto ai metodi tradizionali, soprattutto rispetto alla frequenza cardiaca, e vediamo anche come sfruttarla al meglio, come perlomeno impostarla a un livello di base. Anche qui ci sarebbero ore di studi e di lezioni da fare le cose bene, però diamo almeno un'infarinatura sicuramente utile per tutti. Innanzitutto una breve introduzione: che cos'è la potenza? Perché ovviamente bisogna conoscere quello con cui stiamo lavorando. La potenza di fatto è un dato oggettivo che ci dice effettivamente in ogni istante continuamente quello che stiamo facendo, quindi effettivamente quanto lavoro stiamo esprimendo, quanta energia stiamo utilizzando e stiamo mettendo in quello che facciamo. Di fatto, molti di voi lo sapranno già, la potenza è un valore che viene dato si ricava da due parametri fondamentali, forza e velocità, quindi è una formula matematica: tanta forza impressa a una determinata velocità fornisce un determinato valore di potenza, che quindi viene misurata, come si sa, attraverso i watt. La potenza va a misurare il carico esterno, quindi effettivamente, oggettivamente, quello che stiamo facendo in ogni momento. E qui nasce la prima principale differenza con la frequenza cardiaca. Quindi andiamo a vedere quali sono le principali differenze tra l'utilizzo della potenza, quindi dei watt, rispetto all'utilizzo della frequenza cardiaca. Abbiamo detto, prima cosa, la potenza ci dà il carico esterno, quindi oggettivamente il lavoro che stiamo svolgendo, meccanicamente cosa sta succedendo. La frequenza cardiaca è un parametro che ci dà invece il carico interno, cioè rispetto a quello che stiamo facendo, il nostro corpo come reagisce, quanto impegno ci sta mettendo. Detto in parole povere, la frequenza cardiaca appunto riflette quanta fatica stiamo facendo, quanto ci stiamo impegnando in quello sforzo. Più sto facendo fatica, più i battiti si alzano. Però questo non deve automaticamente corrispondere anche alla potenza, anzi vedremo che spesso non è così e quindi in tanti casi la frequenza cardiaca potrebbe essere fuorviante o comunque darci dei valori che sono limitati e non sempre corretti. La prima differenza, forse la principale che si nota tra l'utilizzo della potenza e della frequenza cardiaca, è quella che è caratterizzata dalla deriva della frequenza cardiaca. Cosa significa? Che se noi stiamo facendo uno sforzo a un'intensità costante, quindi a una potenza costante, immaginiamo quindi che i nostri watt nel tempo seguano una linea retta. Se questo sforzo è abbastanza lungo, quello che noteremo a livello di frequenza cardiaca è che la frequenza cardiaca invece non rimane sempre uguale, ma man mano avanza il tempo tenderà pian piano ad aumentare, perché c'è un accumulo di fatica, un accumulo di sforzo. Questo già porta al primo limite della frequenza cardiaca. Se noi analizzassimo lo stesso allenamento guardando i watt, noteremmo effettivamente quello che abbiamo fatto, uno sforzo costante di tot minuti a una determinata potenza. Se guardassimo la frequenza cardiaca, invece vedremo uno sforzo di tot minuti a un'intensità crescente, quando invece in realtà non è così. Quindi già qua un primo errore che potrebbe essere indotto dall'utilizzo dei battiti rispetto a quello dei watt. Un secondo limite grosso della frequenza cardiaca è quello che ha bisogno di tempo per adattarsi allo sforzo, mentre i watt sono istantanei. Se ad esempio state pedalando a 200 watt e di colpo passate a 300 o 400 watt, i watt, la potenza, ve lo mostreranno immediatamente. Quindi potrò vedere il mio grafico che stavo andando a 200 watt, subito vado a 300, ci resta un tot di tempo, poi magari torno a 200. Ipotizziamo un lavoro intervallato dove alterniamo alta e bassa intensità. Dalla potenza, dai watt, io questo lo vedrò bene nel dettaglio. Ogni secondo vedrò cosa sta succedendo, vedrò esattamente il momento in cui cambia la mia intensità e il momento in cui torna giù.
Se guardassimo la frequenza cardiaca, probabilmente questo non ci sarebbe, ma vedremo il cuore che parte a un certo livello, poi magari sale, torna giù, sale ancora un po', torna giù, sale un po' di più man mano aumenta lo sforzo, ma questo sarà quasi sempre in ritardo. Quindi cosa succede? Che se faccio degli sforzi molto brevi, la frequenza cardiaca diventa totalmente inattendibile. Se vi è già capitato di fare magari dei lavori, delle ripetute, un classico lavoro intermittente dove si fanno 30 secondi molto intensi e magari 20-30 secondi solo di recupero, si ottiene un grafico della frequenza cardiaca che non è assolutamente interpretabile, o comunque non sono sicuramente gestibili utilizzando la frequenza cardiaca. Lo sono utilizzando i watt, perché quelli li abbiamo sempre sotto controllo. Di fatto la potenza fa davvero una radiografia del nostro allenamento, del nostro sforzo. Quindi ci dice ogni istante, ogni secondo, cosa abbiamo fatto, come ci siamo comportati, tutto quello che è successo. Ovviamente questo ci porta a una grande mole di dati a disposizione rispetto a chi utilizza la frequenza cardiaca. Tanti dati vuol dire saperli gestire, saperli utilizzare, e non è così semplice. Adesso andiamo a vedere un po' come fare.